Juventus, bloccato Morata se parte Kim. La Juve ha bloccato Alvaro Morata in caso di partenza di Moise Kim. Lo riporta Sky Sport. Per Kim si è fatto avanti il Milan. Ramsey al Burnley. Il Burnley si rinforza, per il presente avendo l'obiettivo di conquistare la permanenza in Premier League e per il futuro. Nel corso della serata, infatti, i Clarets hanno annunciato l'arrivo di Aaron Ramsey. Si tratta di un trequartista classe 2003, proveniente dall'Aston Villa. Il Bologna pensa a FRULER. È un Bologna scatenato in questi ultimi giorni di mercato. La società rossoblù sta cercando un rinforzo per il proprio centrocampo e nei piani dell'uomo mercato Sartori c'è l'idea di riportare in Italia una sua vecchia conoscenza, quel Remo Freuler che proprio lui ha acquistato e portato in Serie A quando lavorava all'Atalanta. Il Nottingham Forest vorrebbe inserire nel discorso Nico Dominguez. Il Bologna punta Calafiori. Definita l'operazione che ha regalato a Thiago Motta il nuovo esterno offensivo, Jesper Karlsson, il Bologna continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro da aggiungere alla rosa. Secondo il Corriere dello Sport, il preferito in questo senso resta Viktor Christiansen dell'Ester. Il giocatore avrebbe già dato il proprio ok ai rossoblù, ma la quadra con la società inglese non è ancora stata trovata. L'alternativa, per il quotidiano, è Riccardo Calafiori del Basilea, giocatore seguito con interesse anche da Milan e Genoa. SALEMAEKERSALACCIORDO col Betis. Alexis Saelemaekers è pronto a salutare il Milan dopo 3 stagioni e mezzo. L'esterno belga ha l'accordo con il Betis e per questo spingerà per la cessione, chiuso dagli arrivi di Pulisic e Chukwueze. L'accordo tra le società però non è ancora stato raggiunto. Lazio. Contatti con Juventus. Un obiettivo della Lazio per rinforzare il centrocampo a disposizione di Mister Sarri conduce direttamente in Francia, in particolar modo a Marsiglia. È infatti notizia degli ultimi giorni che i bianconeri hanno messo nel loro mirino Matteo Guendouzi, ex Arsenal adesso all'OM. Nonostante le iniziali richieste dei transalpini siano attorno ai 20 milioni, per circa 15 il Marsiglia potrebbe lasciare andare Guendouzi. West Ham, ufficiale Mavropanos dallo Stoccarda. Konstantinos Mavropanos è un nuovo giocatore del West Ham. Lo ha ufficializzato il club londinese. Il difensore greco classe 1997 arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato un contratto quinquennale. Il giocatore torna in Premier League dopo 4 anni, 7 presenze in 2 stagioni con l'Arsenal. Milan. Contatti con il PSG per EKITIKE. Il Milan è al lavoro per la punta. Nelle ultime ore si registrano contatti con il PSG per Hugo Ekitike, punta centrale classe 2002. Il Milan vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre il club francese insiste sull'obbligo. Milan. Ufficiale Pellegrino. Contratto fino al 2028. Marco Pellegrino è ufficialmente un difensore del Milan. AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Pellegrino dal club Atletico Platense. Il difensore argentino ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2028. Morimoto torna in Italia. GOCHERANELLAKRAGASIND. Takayuki Morimoto torna in Italia. L'attaccante giapponese classe 1988, che dal 2006 al 2013 ha vestito la maglia del Catania in Serie A, con una parentesi di un anno a Novara, giocherà nell'Akragas in Serie D. Verona. Ufficiale.
Dallhertha arriva il centrocampista Serdar. Il Verona ha preso in prestito dall'Hertha Berlino fino al 30 giugno prossimo, con diritto di opzione, il centrocampista tedesco Suat Serdar, classe 1997. Lo ha ufficializzato il club gialloblu. Il centrocampista conta anche 39 presenze e 6 gol con le nazionali giovanili tedesche, dall'Under 16 all'Under 21, oltre a 4 presenze con la nazionale maggiore della Germania, con la quale ha esordito il 9 ottobre 2019 in un amichevole contro l'Argentina. Torino. Visite mediche in corso per Lazzaro. C'è un nuovo ritorno al Torino. Dopo Nikola Vlasic, anche Valentino Lazzaro riabbraccia i Granata, l'austriaco sta svolgendo le visite mediche di rito al centro di medicina dello sport, poi si aggregherà nuovamente alla truppa di Ivan Juric. Juventus, ufficiale, Facundo Gonzalez in prestito alla Samp. Facundo Gonzalez lascia la Juventus e va in prestito alla Sampdoria, depositato in Lega il suo contratto. Il difensore uruguaiano, sbarcato in bianconero a inizio agosto dal Valencia, farà una stagione di gavetta in Serie B allenato dall'ex bianconero Pirlo. Ufficiale. Tevez nuovo tecnico dell'Independiente. Ufficiale. Carlitos Tevez è il nuovo allenatore dell'Independiente. Per l'argentino si tratta della seconda esperienza in panchina, dopo quella al Rosario Central. Empoli, ufficiale, arriva Berezinski, STOI-LUNGA-ANOVICI alla Samp. Bartosz Berezinski è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Empoli. Il difensore polacco classe 1992 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Percorso inverso per Petar Stojanovic. Frosinone, preso Ferizai Lunga dallo Shamrock Rovers. Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Shamrock Rovers per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Justin Ferizai. Il centrocampista classe 2005 arriva a titolo definitivo. Barca. Sergi Roberto dice no all'Arabia Saudita. Sergi Roberto ha detto no a un'offerta dall'Arabia Saudita e continuerà a giocare con il Barcellona fino a fine stagione quando scadrà il suo contratto. Al club catalano sarebbero andati 15 milioni di euro. Lo riporta il Catalano Sport. Sassuolo, ufficiale Marcus Pedersen. Ufficiale l'arrivo di Pedersen al Sassuolo, l'US. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato. Marcus Pedersen, 00, difensore, acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Feyenoord. Barcellona, Marcos Alonso in uscita. Marcos Alonso è tra i principali candidati a lasciare il Barcellona. L'esterno sinistro vede il suo spazio restringersi molto a causa dell'imminente ingaggio di Joao Cancelo e l'inserimento di Martinez. Non è ancora iscritto nelle liste della Liga e non è detto che lo sarà. Le sirene del mercato, per Alonso, sono attivissime. Manchester City, imminente il rinnovo di Bernardo Silva. Bernardo Silva rinnoverà a breve il contratto con il City, probabilmente già nella giornata odierna. L'ala portoghese firmerà un prolungamento fino al 2026 con gli Sky Blues. Niente da fare per Arabia Saudita e Barcellona, interessatissimi al giocatore. Manchester City, preso il 21enne belga Diokpu per 65 milioni. Altro acquisto dispendioso per la Premier League.
Il Manchester City di Guardiola ha infatti concluso l'accordo col Rennes per l'ingaggio del 21enne attaccante esterno belga Jeremy Doku. Giocherà con la maglia dei campioni di Inghilterra e al club francese andranno 55,5 milioni di sterline, al cambio attuale 65 milioni di euro. In questa stagione, il City aveva acquistato anche Kovacic per 25 milioni di sterline e Gvardiol per 75. Newcastle, ufficiale LACQUISTO di Lewis Old al Chelsea. Il Newcastle ha ufficializzato l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del terzino sinistro Lewis Old. 28 milioni di sterline, la cifra pagata per il classe 2004. Bologna, visite mediche per Jesper Karlsson. Jesper Karlsson sta per diventare un giocatore del Bologna, l'esterno della AZ Alkmaar sosterrà le visite mediche nelle prossime ore e firmerà il contratto quadriennale che lo renderà ufficialmente rossoblù. Affare da 11 milioni di euro, battuta la concorrenza della Lazio. BESIKTAS, no ufficiale a Ramos e Talisca con UN comunicato. Il Besiktas smentisce definitivamente gli ingaggi di Talisca e Sergio Ramos con un comunicato sul proprio sito: i calciatori professionisti Anderson Talisca e Sergio Ramos sono associati al nostro club. Sono due calciatori che hanno un posto importante nel calcio con le loro qualità. Ogni club, ogni presidente e ogni allenatore vorrebbero avere a disposizione ed erano nella lista del nostro club. In questa direzione, sono stati presi contatti sia con Anderson Talisca e il suo club che con Sergio Ramos e il suo agente. Le trattative, condotte tenendo conto degli interessi del nostro club, sono state interrotte a causa di disaccordi su questioni finanziarie. Atletico Madrid, De Paul dice no a LALALHLI. LALALHLI faceva sul serio per Rodrigo De Paul, con un'offerta da 32 milioni di euro all'Atletico Madrid. Ma il centrocampista, dopo una chiacchierata con l'allenatore Simeone, ha scelto di restare in Spagna, come scrive Fabrizio Romano. Milan, senti il tecnico dell'FENERBAHCE Kartal, abbiamo bisogno di KRUNIC. Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahçe, ha confermato il forte interessamento dei turchi per Rade Krunic del Milan. Molte volte non riesci a vedere il lavoro che Krunic fa in mezzo al campo. Quello che la nostra squadra ha bisogno è Krunic o un profilo simile al suo. L'affare resta complicato, i rossoneri e Pioli non vorrebbero cederlo sul finire della sessione di mercato e il giocatore è ritenuto molto prezioso. Inter, non solo il Torino su Correa, c'è anche il Siviglia. Non c'è solo il Torino sulle tracce di Joaquín Correa. L'attaccante dell'Inter cerca più spazio e la società ha già individuato il suo successore, pensando al ritorno di Alexis Sanchez. Ma finora l'argentino non ha preso realmente in considerazione le offerte ricevute. Come detto, i Granata sono fortemente interessati, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Siviglia. Il Tuco ha preso tempo, l'Inter sta spingendo per una sua uscita. Napoli, ADL conta di risolvere i problemi col Celta per Gabri Veiga. Gabri Veiga, il Celta frena il Napoli. De Laurentiis sorpreso dallo stop, scrive oggi il Mattino, evidenziando così i problemi sorti nelle ultime ore per il centrocampista spagnolo. Di sicuro a Vigo non hanno preso bene l'ultima bozza di contratto inviata dalla Filmauro alla sede del Celta. Non è quello che ci siamo detti venerdì scorso, la replica degli uomini del patron galiziano Manuel Carlos Mourinho. Ieri diplomazia al lavoro per porre rimedio all'equivoco, forse la riduzione della percentuale di rivendita futura e magari sui bonus, scrive il quotidiano.
De Laurentiis sorpreso dallo stop dei galiziani all'atto delle firme, ma le parti parlano di incomprensioni rimediabili.